un nuovo video. Finalmente, a grande richiesta, vi mostrerò perché non conviene comprare una BMX da 200 euro, ma conviene investire qualcosina in più e prendere qualcosa di meglio. Allora, abbiamo qui a confronto questa qua, che la conoscete praticamente tutti, è Wipe, quindi vuol dire BMX della Decathlon, prezzo circa del nuovo 180-200 euro. Questa qui invece è una BMX assemblata del valore di 1700 euro. Partiamo con la premessa che non bisogna spendere 1700 euro per iniziare, io non ho detto questo, però se una BMX costa 1700 euro e l'altra ne costa 200, una differenza c'è e ve la mostro subito. Innanzitutto, manubrio. Questa è la prima differenza da notare tra una BMX della Decathlon e una assemblata. Come si può vedere, il manubrio è molto più alto e largo, quindi se siete 1,73 m come me più o meno, questa BMX già è piccola. Nonostante la dimensione delle ruote, si può vedere che è la stessa, sono delle 20, essendo comunque il manubrio più basso, di conseguenza fate più fatica a girare con questa BMX. Già anche la forcella, questa qua nel momento in cui voi toglierete la pinza del freno rimarranno i pirulini fuori che poi bisognerà segare. Invece in questo caso qua la mia forcella, essendo da assemblata, non ha neanche il buco e neanche la predisposizione per metterla. Ma dei copertoni più larghi sono da 2.3, a differenza della Decathlon sono da 2.10 e sono più piccoli. E un'altra differenza notevole è la corona. La corona, che vi faccio vedere questa particolarità qua, questa parte è saldata. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui vi si rompe la pedaliera, voi non potete sostituire soltanto questo pezzo, ma dovete sostituire tutto il movimento. Che non so quanto costi, però diciamo che su una BMX da 200 euro magari vi costerà 50 euro, non so, tiro una somma a caso. La differenza invece rispetto alla mia, che è una pedaliera, la mia è una pedaliera a due pezzi, perché le pedaliere di BMX professionali sono due pezzi o tre pezzi. Questa qua è due pezzi. Due pezzi vuol dire che questo pezzo qui che voi vedete, che ha anche un buco in mezzo, è saldato, quindi questo pezzo qui è saldato e questo pezzo qua, faccio vedere di qua, è con una vite che si smolla. La corona ovviamente io la posso sostituire facilmente, perché basta togliere questa vite qua e si smolla. Qui invece la corona mi sembra di capire che credo sia incorporata insieme alla pedivella. E inoltre la dimensione da qua di questo movimento centrale è molto più grosso rispetto al mio, quindi a meno che non trovate cuscinetti molto grossi, ma se no non potete cambiarlo e mettere una pedaliera di questo genere qua. La parte posteriore della BMX, che è totalmente diversa rispetto alla mia, quindi in complesso secondo me non conviene comprare una BMX della Decathlon da 200 euro per il fatto che è molto piccola per uno che ha la mia età circa, comunque dai 15 anni in su. Pesa molto di più rispetto alla mia. I mozzi, sapete che questi mozzi qua, questo qua davanti come quello dietro, sono molto molto fragili. Quindi nel momento in cui si rompe qualche ingranaggio interno, a meno che la Decathlon non vi dà la possibilità di cambiare i pezzettini che ci sono all'interno, dovete cambiare tutta la ruota. Adesso vi do un consiglio, perché molta gente che inizia dice: ma io, Matte, non voglio spendere 500 euro, 1000 euro per una BMX. Quindi cosa mi conviene fare per 200 euro? Allora, sappiate che, come tutte le cose, se voi siete appassionati di qualcosa, quali gaming, fotografia, calcio, eccetera, se comprate delle scarpe dell'Adidas sicuramente rendono molto di più rispetto a delle scarpe prese al mercato a 5 euro. Quindi non vi sto dicendo che bisogna prendere una BMX assemblata come la mia, perché questa è assemblata. Assemblata vuol dire che è stata costruita da me, sottolineo da me, pezzo per pezzo, quindi ho comprato il manubrio, ho comprato lo stem, ho comprato la forcella, ho comprato il telaio e me la sono fatta. Quindi non vi dico di iniziare con una BMX assemblata, iniziate con una BMX completa, ma prendete una BMX che vi dà la possibilità di sostituire i pezzi, perché se non avete la possibilità di sostituire i pezzi poi vi tocca cambiare praticamente tutta la BMX e questo è molto limitante. E consigli, quindi Matte a 200 euro cosa posso fare? Ora, avete tre possibilità. La prima la prendete di scarsa qualità, quindi come la Decathlon ad esempio, la Mafia Bike, che oramai è una BMX che va molto di moda, a differenza della Decathlon, che hanno più o meno lo stesso prezzo, la Mafia Bike diciamo che ha una struttura molto più simile alla mia, quindi molto più come questa, con la differenza che la qualità è molto più bassa, quindi ho sentito di gente che dopo un po' di mesi ha iniziato a rompere i pezzi. Questa è però la prima scelta, se uno non vuole spendere 400 euro per iniziare e un po' di paura, vi consiglio magari una Mafia Bike, anche se in realtà sappiate che si rompono i pezzi e sappiate anche che soltanto la pedaliera della mia BMX, che è diciamo il top, costa 200 euro. Quindi non vi sto dicendo che
rompete sulla Mafia Bike una pedaliera, dovete ripararla e vi costa 200 euro. Però quei 100 euro li spendete, quindi alla fin fine avete preso una BMX da 200 euro, dopo un paio di mesi si è rotta la pedaliera, ne spendete 100, avete speso 300 euro e potete usarli per prendervi una BMX migliore. Oppure la prendete nuova, vi smenate leggermente, spendete quei 350 euro per comprare una BMX decente. Le marche brevemente sono Cult, come il mio telaio, Odyssey, With The People, Sunday, Subrosa, Shadow. Vedete una BMX di marca e spendete quei 350 euro che poi nel momento in cui voi non la volete più utilizzare, potete sempre rivendere la BMX. Ovvio, avete pagato 350 euro, non la rivenderete mai a quella stessa cifra, però magari con 250 euro ve li danno, quindi alla fine in sostanza avete provato, avete visto che non vi è piaciuto, lasciate perdere. Terza possibilità che abbiamo a disposizione è quella di comprare una BMX usata. Se avete qualche amico che ha una BMX da vendervi, potete eventualmente prendere una BMX di marca ma pagandola meno. Qual è però il rischio? Che le BMX, come voi sapete, vengono sbattute, vengono sottoposte a salti, a sollecitazioni, quindi potrebbe essere che trovate qualche componente, qualche BMX, ciao, che è crepato. Quindi se ad esempio io compro una BMX e ha il telaio che ha una crepa qua, sostituire il telaio vi costa 300 euro, quindi comprate solo da gente che conoscete. Questo video era soltanto una spiegazione tra BMX di qualità e BMX di non di qualità. Tanti mi chiedono, tanti mi fanno le stesse domande, quindi ho pensato di riunire tutto in questo unico video che state guardando in questo momento qua. Se poi pensate che debba fare un video più tecnico e più specifico sulle singole componenti di una BMX che uno di voi vuole acquistare, scrivetemelo nei commenti che penserò di farvi una spiegazione su ogni singolo componente della BMX e come comprarlo in base a che cosa, perché ogni pezzo ha le sue caratteristiche in base allo stile di riding e in base a quello che voi volete. E, detto questo, la BMX bisogna prenderla di marca? Bisogna spendere 300 euro? Bisogna prendere la Decathlon? Fate voi le vostre conclusioni. Ciao ragazzi! Ok, facciamo l'ultimo test. Sì. Bagnopolo sai fare? No. Come no? No. Cavolo, questo è un problema. Lo so.